Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio dinanzi alla sacrestia antica della chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Da questo luogo Padre Pio, quando venne creata la nuova e costruita la nuova chiesa, era un luogo di passaggio. Qui i fedeli si assiepavano per aspettarlo, ma questo era un luogo dove nel primo periodo qui confessava gli uomini. E possiamo immaginare agli inizi, quando vi era soltanto la chiesetta ed il convento, quindi la clausura da cui veniva Padre Pio per prepararsi alla celebrazione eucaristica. Questo era anche un luogo di incontro. Nel 1918 l'Italia, come vi abbiamo raccontato ieri, venne colpita dalla pandemia, venne colpita dalla spagnola, cosiddetta l'influenza maligna spagnola, che fece vittime anche qui a San Giovanni Rotondo. Infatti la stessa Vittorina Ventrella nelle sue memorie scrive che era l'anno 1918, il terribile male della spagnola infierì pure nel nostro paese, facendo grande strage di giovani vite umane. Tutte in casa ne fummo colpite, tanto che vi fu qualche giorno in cui non potevamo porgere un bicchiere d'acqua l'una con l'altra. Più di tutte versavo proprio io in gravissimo stato. Se avete fede, voi non perirete, disse a Vittorina. Nina Campanile, nelle sue memorie, ha raccontato che anche la sua famiglia venne colpita. In particolare aveva sua sorella che mancavano pochi giorni al parto, ma stava male. Venne colpita anche lei dalla spagnola. La mamma aveva il terrore che la figlia potesse morire e allora consegnò un obolo alla figlia e disse: vai in convento e consegnalo al padre guardiano, fai dire una messa per tua sorella. In cuor suo, scrisse Nina nelle sue memorie, era quello che voleva, perché voleva venire qui in chiesa a pregare, voleva andare da Padre Pio perché già conosceva, era una di quelle ragazze che facevano parte di questo primo gruppo che aveva radunato attorno a sé Padre Pio da Pietrelcina, e si incontrarono proprio qui in sacrestia. Lei doveva arrivare qui qualche giorno prima del 20 settembre del 1918, ma non riuscì ad arrivare. Infatti giunse proprio dopo un giorno. Fu proprio il luogo dell'incontro e il momento in cui Nina si accorse di questi strani segni sulle mani di Padre Pio. Fu proprio in quel giorno che gli consegnò l'obolo allo stesso Padre Pio per la sorella che stava morendo per la spagnola, e Padre Pio invece le disse: quando anche tu la vedessi spirare, tu devi credermi, lei guarirà.